ciondolino. 28 motovedette e 25 battelli veloci per pattugliare le acque lungo i 500 km di costa regionale. Uno spiegamento di forze non inferiore in proporzione a Salerno, dove la Capitaneria di Porto ha riconfermato tutti i presidi che già negli scorsi anni hanno garantito il quasi del tutto regolare e sicuro svolgimento delle molteplici attività marine, con particolare riferimento a quelle balneari. Alle pattuglie marine si aggiunge quest'anno per la prima volta un elicottero del Corpo per il pronto impiego durante i fine settimana nei mesi di luglio e di agosto ed a Ferragosto per ottimizzare la vigilanza lungo tutte le coste. Ne parla soddisfatto al nostro microfono l'ammiraglio Domenico Picone, a capo del compartimento marittimo della Campania, che sottolinea anche l'importanza delle campagne promozionali che verranno realizzate proprio a Salerno. La Capitaneria di Porto di Salerno sta portando avanti un lavoro eccezionale e in particolare sulla prevenzione. Sapete quella di quella iniziativa che riguarda le notizie e le informazioni sulle buste del latte. Sono più di 4 milioni le buste di latte che saranno distribuite sulle tavole dei salernitani e di tutti coloro che hanno la possibilità, ecco, di acquistare una confezione di latte. Però il nostro lavoro di prevenzione serve a poco se non ci si dedica a queste cose, se non si pone l'attenzione a queste piccole notizie di prevenzione. Purtroppo dall'inizio dell'anno abbiamo già dovuto assistere a diverse morti per annegamento proprio nel territorio della provincia di Salerno. Disgrazie successe per una cattiva gestione personale di queste situazioni. Gente che va a mare perché non sa nuotare e nonostante questo si getta in mare con tempo cattivo. Persone che vanno in mare dopo aver consumato l'autipasti oppure sudati, accaldati, quindi facilmente, persone anziane anche, quindi con facilmente aggredibili da situazioni come sincope o cose similari. Ecco, avere un minimo di prudenza. Io